questo paese, piaccia o no, viene aumentata l'agricoltura contadina in termini di calorie. I piccoli controllano un terzo delle terre coltivate dell'Italia, i grandi 50%. Si mangia peggio o si mangia meno in termini di quantità e di valore? Le due cose combinate insieme sono di per sé indice di, direi, sottosviluppo. Non perché non c'è produzione, non perché non ci sarebbe produzione di qualità, è perché non c'è disponibilità all'acquisto, quindi paghiamo il prezzo di una difficoltà nell'accesso. I prezzi restano relativamente alti per una fascia molto importante di popolazione, malgrado il fatto che i prezzi pagati alla produzione, in particolare ai piccoli e medi agricoltori, restino bassi, spesso più bassi dei costi di produzione. Quindi c'è qualcuno che in questo passaggio, con un moltiplicatore che è almeno 5 volte e con prodotti che può superare 10 o 20 volte, profitta del tramite del valore aggiunto. Non è vero che solo la grande distribuzione, c'è anche una parte importantissima dell'industria agroalimentare italiana che ha dei livelli importantissimi a livello planetario, che vive e produce profitti molto importanti utilizzando materie prime che paga poco o sempre meno, e questo evidentemente avviene a costo della scarsa remunerazione del lavoro sia dei lavoratori dipendenti sia dei contadini, che restano la massa gigantesca di forza lavoro nell'agricoltura italiana, almeno 1 milione. Bisogna ripartire da cambiare il nostro sistema alimentare, le pratiche agroecologiche, l'agricoltura comunitaria, l'agricoltura contadina di piccola scala. Bisogna ripartire dai mercati territoriali, quelli che ci danno accesso alla frutta, alla verdura, al cibo fresco, poco trasformato. È questo che bisogna promuovere sia in Italia, sia l'Italia dovrebbe promuovere nelle sue azioni di cooperazione internazionale. Le politiche di cooperazione sono sempre di più sbilanciate su un ruolo preponderante del settore privato. Abbiamo dei dubbi perché si tratta di appunto utilizzo di fondi pubblici per ridurre il rischio di impresa, e non siamo sicuri che questo sia lo strumento migliore. Il SOFA, il SOFI, questi rapporti ci dicono che in realtà abbiamo bisogno di politiche territoriali.